No, no, così, non lo so. Avanti, qua. Subito vicino a corsia 2, ecco i partiti, sono partiti in questo momento, teniamo d'occhio le prime due imbarcazioni vicino a noi, Venezia, Amalfi e Genova sullo sfondo, come dicevamo. Venezia è partita molto bene, la prospettiva può ingannare, ma il ritmo in questa fase è un ritmo forse matto, cioè siamo intorno alle 52-53 battute. Bogate. Ricordiamo che il percorso dura 2000 metri. Il percorso di 2000 metri, ripeto, la durata sarà più o meno di 8 minuti e mezzo e la velocità che riescono a raggiungere questi bestioni. La prospettiva o Venezia decisamente? No, Venezia è in testa. Sì. Venezia in testa, però parte favorita, diciamo, dal collino, essendo svantaggiata dalla curva, perché dopo la metà del percorso vedrete che dovrà allungare il suo percorso, dovrà fare una curva verso sinistra per arrivare qui. Quindi sono in testa, ma la gara ovviamente è soltanto all'inizio. Ecco il primo piano. Il primo minuto di gara è passato. Il primo piano dovrebbe arrivare ai 500 metri, intorno a poco dopo i due minuti, e lì potremo capire qualcosa guardando le boe. Ecco la barca di Genova. Vanno molto bene i genovesi quest'anno, hanno innestato il loro equipaggio storico con due giovani campioncini, un po' infastiditi dalle onde in questa fase, perché all'esterno le onde sono più forti. Qui in laguna il mare è calmissimo. Il mare era calmissimo prima che avessimo un'invasione di motori e di grandi barche turistiche, purtroppo insomma, siamo più alle. Beh, però il traffico viene bloccato durante la regata. Durante la regata viene bloccato fino alle 7. Una finanza che impedisce il passaggio anche delle navi, infatti come vediamo. Questa è Pisa, l'equipaggio rosso, vero? Questi sono i veneziani, abbiamo visto, questi sono Pisa, sì, l'equipaggio rosso. Ecco, anche i Regni hanno blu, guarda, non possiamo sbagliare. E comunque li vediamo, gli amalfitani che spingono. Il timoniere che vedete è una sorta di allenatore in barca, lo vedete, il timoniere di Amalfi, sì. L'ultimo. Come li incita, come segue il percorso e come tiene d'occhio soprattutto i veneziani. È una specie di personaggio questo timoniere. A parte che è di una simpatia unica, come molti napoletani, di Castellammare, e da un'esperienza, ripeto, è stato campione mondiale 5 volte. Eccoci alle prime boe, 500 metri. Venezia passa leggermente in testa, subito dopo Genova e Amalfi, sulla stessa linea. Era già partita Venezia. Testa. Amalfi che avanza ancora un po'. Venezia, Amalfi, Genova. Beh, qui assisteremo a un testa a testa continuo, veramente. Sarà una regata bellissima. Lotta all'ultimo remo. Blocchiamo anche il pronostico forse. No? Venezia allunga leggermente. Ricordiamo che Venezia ha dovuto fare almeno due giorni fa del suo campione leader, Jeans Merghetto, che è campione in canottaggio, che è stato sostituito al volo dal trevigiano Francesco Rigoni. È tanto per dire, ha disputato tre volte i mondiali juniores e detiene titoli italiani ed europei. Ecco, i genovesi vanno molto bene, anche i genovesi, però vedete che la barca non si improva, si dice a Venezia, no? Rimane abbastanza stabile, cioè la prua non va sott'acqua. Ecco, qua vediamo. I quattro vessilli delle quattro repubbliche marinare sono riportati nella bandiera della Marina Militare Italiana, certo. Riprende le tradizioni del mare del nostro paese. Le repubbliche marinare erano una cosa seria, cioè Venezia, Genova, Pisa, Amalfi erano le vere potenze europee fino al Rinascimento. È una gara abbastanza equilibrata fino a questo momento. Qui siamo davanti ai giardini della Biennale, il potente dell'obiettivo ci inquadra il Lido, sullo sfondo vedete quelle case in fondo sono l'isola del Lido. Venezia sempre in testa, una volata molto tranquilla, siamo scesi un po' di come numero di battute dalle 52-53 della... Ma questo forse accade così perché l'inizio quindi non è lo sprint finale. No, però nella fase intermedia chiaramente si abbassa il numero delle vogate che comunque è abbastanza grande, ecco, anche il nostro morosinato qui veneziano che dà il ritmo, vedete con che grinta dà il ritmo e tiene il timone.
Senti, che sono i nomi più rappresentativi? Ricordiamoli un pochino dei vari equipaggi, qualcuno. Ma allora di Venezia che vediamo qui inquadrati, il veterano Gerardo Gamba, che è il capo voga, sì, sempre in vantaggio di Venezia. Gerardo Gamba che è della canottiera di Padova, appunto per quella cosa che dicevamo prima del regolamento che consente anche di avere atleti della regione, sì, per non oltre la metà. Poi c'è Davide Stefanile, un altro campionissimo sempre della canottieri, e Francesco Cardaioli, poi i due fratelli Jacopo e Mattia Colombi e Francesco Rigon che è appunto un campione europeo. Gli amalfitani, che vedete qui sulla destra, sullo sfondo, intanto vedete la splendida isola di San Servolo, mirabilmente restaurata e recuperata, oggi è un centro, era un manicomio, poi è stata abbandonata per anni, oggi è un centro comune. Un'altra delle meraviglie di Venezia. Le isole, sì, ci vorrei fare una puntata. Ma infatti guarda, approfitto per dire che in concomitanza dell'Expo è stata fatta una pianta di Venezia che racconta ai turisti non solo il centro tradizionale intorno a San Marco, che i turisti sono abituati a vedere, ma tutto quello che nella laguna possono trovare di bello, di interessante e ovviamente di meno conosciuto. Quindi chi fa un salto a Milano per l'Expo magari allunga, passa da Venezia e vede altre cose nuove di cui poco si sa. Siamo ad Amalfi. Venezia ha un vantaggio adesso abbastanza sostanzioso e come vedete Amalfi è al secondo posto e Genova al terzo posto, ma Venezia sta allungando. Nella banca di Amalfi, dicevamo, abbiamo Vincenzo Abagnale, il nome storico del canottaggio, sì, che è appunto il figlio del famoso Abagnale, campione del mondo, Mario Paonessa, che è un altro veterano, Emanuele Liuzzi, anche lui bravissimo, e il nostro timoniere Enrico Daniello. Ma anche Genova quest'anno si era rinforzata moltissimo, ecco l'equipaggio veneziano, ormai hanno raggiunto veramente, stanno accelerando, superati in vista dei 1500 metri, eccoli che accelerano. Li vediamo già qui dalla nostra postazione, sono passati, stanno per passare davanti all'Arsenale. Ecco Amalfi, Francesco Garibaldi è un nuovo atleta invece di Genova, sulla barca bianca, che insieme al veterano Paolo Perini e a Lorenzo Simoni facevano molto sperare bene Genova per questa regata. In effetti stanno andando bene, ma il vantaggio di Venezia aumenta. Beh, questa è una regata bellissima, quantomeno da questa prospettiva, ma sono certa anche da chi la sta guardando da casa, perché le immagini sono bellissime. È una di quelle tradizioni che purtroppo rischia di scomparire e proprio per questo motivo, a tutela di questa tradizione, si è costituita un'associazione delle Repubbliche Marinare, proprio quest'anno, sì, poco fa, proprio nel 2015, a giugno, che è un'associazione naturalmente no profit che tende a valorizzare tutti questi avvenimenti storici che segnarono le vicende di questo periodo storico, e si vuole fare uno strumento di promozione turistica, culturale, sportiva, e soprattutto non vuole che questa regata storica delle Repubbliche Marinare finisca nel nulla, perché questo veramente è un modo importante e bello di ricordare la storia del nostro paese. Siamo, cioè, a che punto siamo? Siamo oltre i 1500, mancano 250 metri all'arrivo. Venezia è sempre in testa, adesso festeggiata anche qui all'arrivo. Amalfi sta rimontando leggermente. Siamo allo sprint finale. E anche Genova. Genova ha una piccola facilitazione della traiettoria, ma vedo una rimonta piuttosto difficile. Venezia nettamente in testa. Allungano, vedete come accelerano di nuovo adesso? Siamo in vista dell'arrivo, se qui siamo di nuovo verso i 48-50. Queste sono le battute finali, quindi vanno davvero veloci. Eccoli qua, guardate che affiatamento, i remi come vanno in acqua e il galeone sembra fermo, nel senso che non ondeggia, vedete com'è più stabile rispetto a... E qui vanno verso i 13-14 km orari. Venezia è una barca perfetta anche come stabilità in acqua. Amalfi sta per raggiungere il secondo posto, ma la vittoria di Venezia ormai è sicura. Mi sembra lentissima. Allungano due imbarcazioni di vantaggio come l'anno scorso. Sì. È la terza vittoria consecutiva per Venezia. Quasi 10 minuti il percorso perché la marea era leggermente calante, quindi li ha rallentati rispetto all'anno scorso. Ed ecco Venezia che sta per tagliare il traguardo, ultime bracciate.
Venezia vince la 60ª edizione del Palio delle Repubbliche Marinare. Al secondo posto Amalfi, staccata di 2 imbarcazioni. Al terzo posto Genova, staccata a sua volta di altre 2 imbarcazioni da Amalfi. Ultimo posto per Pisa. E adesso attendiamo che i giudici di gara ci diano naturalmente il risultato definitivo, perché è necessario che non ci siano contestazioni, che tutto venga... Ma vedo molto difficile.